Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. So che è da un po' che non mi faccio vedere e a breve capirete anche i miei motivi per cui mi sono presa una pausa a luglio. In questo video però volevo, oltre a fare quattro chiacchiere con voi, volevo parlarvi di un nuovo sport che ho scoperto che si chiama plogging. È un mix tra sport, senso civico e rispetto per la natura. E consiste nel raccogliere i rifiuti abbandonati lungo le strade, sui marciapiedi, nei parchi, mentre si corre o, come nel mio caso, si cammina per strada, appunto. È nato in Svezia e il fenomeno, appunto, si è diffuso rapidamente in tutto il mondo, raccogliendo in tutti i sensi entusiasmo e adesioni per proteggere, allenandosi, il nostro meraviglioso pianeta. È una cosa che volevo fare da un po' in realtà, ma appunto con il caldo non riuscivo mai ad organizzarmi, diciamo così, e oggi, approfittando del fatto che non c'è questo gran sole che picchia, mi sono munita di sacco della spazzatura, guanti di quelli da giardinaggio e sto appunto facendo un giro nelle campagne dietro casa mia per appunto raccogliere un po' di spazzatura lasciata da gente decisamente incivile che appunto non si porta via nemmeno la lattina che beve. Adesso comincerò a farvi vedere mentre parlo appunto quello che raccoglierò. Pensavo di star fuori circa un'oretta oggi. Penso che potrei comunque farlo a telecamere spente, diciamo così, almeno una volta a settimana o una volta al mese. Vediamo un po' quello che riesco a raccogliere oggi in un'oretta, in base appunto a quello che raccolgo in un'oretta. Vi terrò aggiornati magari sugli altri social, così penso che sia comunque una cosa interessante e bella che tutti possono fare, indipendentemente se abitano al mare, in campagna, in montagna, in mezzo ai boschi. Appunto, portarsi dietro un sacchetto di plastica e raccogliere nel caso mozziconi, pezzi di plastica o lattine non costa veramente nulla a nessuno. Passando invece a quella che è la parte chiacchierata del video, vi sarete sicuramente accorti che appunto mi sono presa una pausa a luglio per quanto riguarda il canale e il fare video. Questo un po' perché avevo parecchio caldo in casa, non ho l'aria condizionata, quindi era un po' complicato creare video anche in casa e ovviamente anche fuori rischiavo di sciogliermi. Ho anche trovato lavoro decisamente più leggero rispetto a quello che era la Germania. Ne ho perso, tra virgolette, a livello monetario, ma ne ho guadagnato in salute, sia fisica che mentale. Nell'ultimo mese, appunto, ho cercato anche di migliorare i miei contenuti sia su Instagram, portando foto un pochino più di qualità, sperimentando un pochino anche, e portandovi storie sempre su Instagram, appunto, in maniera un pochino più continua, in cui vi racconto quello che faccio nella mia quotidianità. Ho creato anche un profilo su TikTok, ce l'avevo già da un po', ho cominciato a sperimentare anche lì e con questo mese di agosto ho cominciato a pubblicare qualche pillola legata appunto al mondo dei viaggi anche su TikTok. Quindi nel caso seguitemi appunto sui social Instagram, TikTok, c'è anche la pagina Facebook per chi vuole, Twitter purtroppo non lo uso tantissimo. Per quanto riguarda il canale vorrei portarvi due video a settimana. Vediamo quanto duro. Il venerdì vorrei portarvi in giro, quindi per borghi, posti nuovi o eventi che ci sono, in particolare in giro per il Friuli o comunque nei dintorni in Italia. Mentre il martedì vorrei portare dei video random, tra virgolette, che potrebbero anche toccare dei temi ambientali, che comunque non sono legati al tema viaggi, andrebbero il martedì. Nel caso non avessi un video pronto, tra virgolette, l'idea sarebbe quella di fare delle live. Nel caso vi chiederei un feedback, diciamo così, nel senso lasciatemi qua sotto se magari il martedì alle 18 al posto del video voi sareste disposti a guardare la sottoscritta in live. E sempre legato ai video del martedì vi chiederei anche di lasciarmi qualche idea su quello che
potrei potenzialmente caricare anche come tematiche ambientali su questo canale, che appunto magari vi interessano di più, in modo tale da partire con gli argomenti che più vi interessano. Diciamo che purtroppo riempire il sacchetto si è rivelato più facile del previsto, sono anche andata un po' a colpo sicuro perché ero in un'area piuttosto frequentata da grigliate o gente che tra virgolette si accampa per qualche ora in tagliamento, fa picnic eccetera, quindi nel giro di mezz'ora io ho riempito il mio sacchetto di bottigliette di plastica, lattine di birra, tanto polistirolo, devo ammettere, mi ha un po' stupito questa cosa. Io spero che questo video possa essere imitato da qualcuno, nel senso che mi piacerebbe che qualcuno di voi prendesse spunto appunto da questo video e, approfittando di una passeggiata col cane, volendo fare un'escursione in montagna, cominci a portarsi dietro un sacchettino e un paio di guanti che spazio e peso non ne occupano e si porti a valle o comunque a casa un po' della spazzatura lasciata in giro da gente in civile che non pensa a quello che sarà il futuro del nostro pianeta. Detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividetelo, mi raccomando. In descrizione vi ricordo che ci sono i link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Detto questo, io vi saluto e vi dico have a nice life.